Buongiorno a tutti, signore e signori, e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ci troviamo a parlare nuovamente di linguaggio C e, come potete notare dallo sfondo, oggi parleremo in sostanza delle funzioni void, teoricamente dovremmo parlare di quelle. E quindi facciamo subito un esempio. Aspettando che dev C++ si apra, io nel frattempo non faccio nulla perché si è già aperto. Quindi, oggi appunto parleremo di funzioni void e avremo bisogno di due librerie. Oggi uso un format un po' diverso, perché ovvero devo scrivere il codice direttamente con voi, anche perché così tengo un po' d'occhio il tempo di registrazione. Quindi ci servirà standard input output, ci servirà standard stdlib.h come librerie. E la nostra funzione void oggi andrà a determinare se un numero è pari oppure dispari. E non ci ritornerà nessun numero proprio perché è void. E ce lo scriverà solamente a schermo. Quindi il main sarà veramente semplice. Diciamo che spostiamo un po' l'attenzione dal main. E scriviamo pari con il nome del sì, vabbè, pari, ok, di 5. Sì, non so più scrivere oggi, salve. Un semplicissimo system pause e il nostro classico return 0. Però abbiamo fatto questa parte, diciamo, solo che ci manca capire che cosa vuol dire questa scrittura. Noi abbiamo già visto nella lezione precedente che la funzione è un blocco di codice che va a determinare qualcosa, insomma, comunque a eseguire una serie di operazioni. Quindi questo pari 5 ci dirà se 5 è un numero pari oppure un numero dispari. Non è così complicata come funziona, infatti ve la propongo oggi. Facciamo void, il nome, che sarebbe il tipo, ovvero void significa che non ritorna nulla, ovvero che non ci servirà nessun tipo di valore di ritorno, come abbiamo visto invece nella volta precedente, che ci doveva ritornare il doppio di quello che gli avevamo passato. In questa lezione invece vedremo le funzioni void che invece non ritornano niente. La chiamiamo pari, la funzione, e come argomenti prenderà una variabile intera chiamata cioè i, per esempio, e abbiamo dichiarato il nostro prototipo. Lo copiamo. Andiamo qui sotto e lo incolliamo sì, vabbè, ho scritto una cavolata. E vediamo come si implementa questo codice, cioè come si scrive praticamente, come fare a far determinare al computer se un numero è pari oppure è dispari. Noi semplicemente scriveremo if, ovvero abbiamo una condizione, se sì, vabbè, i modulo 2 è uguale a 0. Questo è il classico esempio che viene fatto per vedere se un numero è pari oppure dispari, ovvero se i modulo 2, ovvero se i diviso 2 dà come resto 0, ovvero i è divisibile per 2, ovvero i è un multiplo di 2, allora è pari. Quindi avremo un insieme di operazioni che ci dirà se è pari, quindi ci scriverà printf il numero è pari, ok, e
basta. Questa scrittura return senza un valore è tipica delle funzioni void, molti non la mettono, però a me piace metterla, nel senso che non serve, perché void appunto non ritorna, però io la faccio ritornare lo stesso senza il valore, ovviamente, perché non ha un valore e quindi si stoppa. Ovviamente ci servirà un altro if, quindi noi copiamo, andiamo qui e incolliamo, solo che if modulo i modulo 2 non è uguale a 0, quindi sarà uguale a 1, perché diviso 2 può dare come resto solo 0 o 1, il numero è dispari e poi andremo a modificare questo codice. Ok, quindi proviamo a compilare ed eseguire. Scelgo una cartella a caso, io la metto sul desktop così poi ce l'ho facile da togliere, insomma, e scrivo pari come numero, come nome, potete chiamarla come vi pare, insomma, questo già l'abbiamo visto, quello è soltanto il nome del codice. Quindi lui mi crea l'eseguibile e mi scrive il numero e dispari. Premere un tasto per continuare. Ho sbagliato, è meglio scrivere e con l'apostrofo, perché le con l'accento ha dei problemi. Quindi, poi gli mettiamo un backslash n, ovviamente questa è tutta questione grafica, non vi preoccupate. Il lavoro l'ha fatto. Comunque, per vederlo meglio, visualizzarlo con più capacità, abbiamo il numero è dispari, perché gli abbiamo passato 5. Quindi lui ha controllato, noi abbiamo passato, perché viene eseguito il main, parte da qui e dice è pari il numero 5? Se sì, e quindi è pari, allora esegue questo insieme di operazioni. Altrimenti eseguirà quest'altra serie di operazioni. Ricapitolando, il numero è dispari. Perché è dispari? Perché dal main il programma viene rimandato a questa funzione che abbiamo dichiarato. E appunto 5 è un numero dispari, ma se noi mettiamo 6, il numero ovviamente ci scriverà che è pari. Il numero è pari, per l'appunto. Bene, però il bello di questo return è che ci può alleviare da un sacco di problemi. A parte il fatto che, volendo, noi possiamo anche fare diversamente. Aspettate, ecco, scrivere else. Ovvero, se è questo pari, altrimenti è dispari. Praticamente o è pari o è dispari. Questo mi sembra la palissiano. Il numero è pari, funziona esattamente nello stesso modo, togliendo quell'if. Era, diciamo che io l'ho messo per farvi capire. Ma possiamo farlo in un modo estremamente più semplice. Ovviamente la capacità di un programmatore è saper scrivere un codice molto velocemente. Questa funzione, senza più quell'altro else, funziona nello stesso modo. Adesso il programma mi smentirà di sicuro. No, non mi smentisce, non mi smente. Metto 5 e il numero è dispari. Ok, praticamente vi spiego, togliendo quell'if e lasciando solo questo printf, il risultato non cambia perché c'è questo return. Questo return dice al programma che questa funzione è terminata. Essendo terminata questa funzione, passa a quest'altra funzione, ovvero al system pause, e poi ritorna a 0 una volta premuto invio. Quindi, praticamente abbiamo che se il numero passato è pari, allora scrivi che il numero è pari e basta, non serve che vai avanti e fai tutti gli altri controlli, che perdi solo tempo. Perché tanto se è pari, non può essere sia pari che dispari. E quindi noi gli facciamo scrivere questa cosa. Altrimenti gli facciamo scrivere quest'altra cosa. Cioè, in realtà questa cosa gliela facciamo scrivere comunque, sia che il numero sia pari, sia che il numero sia dispari. Però se il numero è pari, noi gliela facciamo scrivere con il return, perché la funzione termina. E quindi il numero, diciamo, abbiamo già determinato se è pari o dispari. Quindi questa è l'incredibile velocità e soprattutto compattezza di questo codice. Questo spazio non serve.
Quindi abbiamo visto come funzionano le funzioni void. Praticamente, ovviamente, noi all'interno di funzioni possiamo usare altre funzioni come printf e non per forza eseguire solo dei calcoli. E abbiamo visto il bello di questo return che ci fa finire la funzione una volta determinata appunto se è pari o è dispari. Quindi, la nostra lezione di oggi finisce qui. Abbiamo visto come rendere compatto questo codice. Abbiamo visto che basta scrivere pari è un numero, ma volendo possiamo mettere anche r come variabile scrivere int r uguale a 0, per esempio. E provando ci dirà tutta la calma che il numero è pari perché 0 è un multiplo di 2. Se invece metto 1, ovviamente adesso sto soltanto facendo vedere qualche esempio, il numero sarà dispari. Quindi questa funzione l'abbiamo finita. Per fare delle funzioni void si fa semplicemente in questo modo, si cambia questa dicitura, invece che int si scrive pari. Volendo avremmo potuto fare la stessa cosa con un int, mettere poi alla fine invece che return 0 e sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Ma direi di non addentrarci troppo nei particolari, l'importante è che sappiate fare una funzione void. Quindi perderò un po' di tempo su queste funzioni, visto che comunque ci servono, nel senso che il bello del C è poter avere una funzione principale e tante altre che all'occorrenza possono entrare all'interno di questo main, che, come già detto, segue i passi in ordine. Ok. Il video di oggi finisce qui. Se ci sono dei dubbi o avete bisogno di chiarimenti, non esitate a scriverlo in un commento. Vi invito a vedere le altre serie che in questo momento sono attive sul canale, ovvero la serie di Halo, e la serie di Minecraft e la serie sul CMD. Halo e Minecraft non sono tutorial, sono dei gameplay. Comunque, insomma, se vi servono tutorial su C o CMD, li potete trovare su questo canale. Altrettanto, potete trovare dei gameplay su Halo, che stiamo facendo un walkthrough, e anche su Minecraft, che non è proprio un walkthrough, ma comunque insomma è una serie carina se dategli un'occhiata. E tra l'altro l'ultima puntata è stata bellissima. Comunque io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se ancora non siete iscritti, condividere il video, mettere mi piace, l'ho già detto, sì, commentare se avete dei dubbi. Noi ci rivediamo nel prossimo, video tutorial barra video in generale. Ciao ciao!